Buongiorno amici sempre dall'Havana, come promesso oggi vi porto a Pinar del Rio e Vignales, la parte più naturale di Cuba. Sono le 7:15 e mi sto avviando al punto di ritrovo che dovrebbe essere qui vicino tra tutte queste viette strette alle 7:30. Quindi mi devo dare un po' una mossa, sennò perdo l'escursione. Andiamo! Costruita Havana, il paesaggio cambia completamente, infatti qui ci sono un sacco di prati, già si iniziano a intravedere le piantagioni, ci sono le palme, ci sono un sacco di pascoli con le mucche ed è molto molto verde. In lontananza già si iniziano a vedere, guardate, ecco, la macchina, in lontananza si iniziano già a vedere anche le colline, la zona montagnosa di Cuba. Arrivati nella zona di Vignales e adesso siamo nel parco della Cueva dell'Indio, ovvero la grotta dell'Indio. Succo di canna da zucchero appena spremuto con rum e un pochino di arancia. Freschissimo, una delle cose più buone che potreste prendere a Cuba, consigliato. In un edificio fatto di legno e nel suo interno fanno essiccare tutte le foglie del tabacco. Oggi è stato cubano, quindi riso con fagioli, la yuca, che è questo tubero molto buono, e verdurine e maialetto arrosto, molto buono. E in più piña colada fatta naturale con il rum, molto buona. Abbiamo apprezzato tutti i commensali. Adesso mi trovo in una zona molto celebre, si vede in quasi tutte le foto e filmati di questa zona, ed è il murales della preistoria. Siamo nella vallata vicino a Vignales e Pinar del Rio. Praticamente il pittore voleva rappresentare la storia della creazione, però le pitture, con il clima di qua, le piogge, tendono a rovinarsi abbastanza spesso e quindi ogni 4-5 anni devono fare dei lavori di ritocco, di manutenzione.
Mirador de los Yasmines, dove c'è una bellissima vista su tutta la vallata dei Vignales.